Buonasera, è terminata la presentazione del libro Alba di Sogni. Sono qua con Lorenzo Tarquini. Qualcuno di Libri TV lo ricorderà ai tempi del romanzo cosmico In che mondo viviamo. Di nuovo insieme, stavolta lui ha realizzato un logo, un disegno, un elemento grafico che caratterizza i saluti finali, i ringraziamenti del libro Alba di Sogni, Poesie Corsare. Ma volevo chiedere a Lorenzo, visto che parliamo anche comunque, per chi non lo ricordasse, del tuo ex professore, quindi di te anche come mio studente, possiamo dire che a scuola, al di là della materia, disciplina, al di là, il professore può e dovrebbe inserire molto l'aspetto poetico della lezione? Assolutamente sì. Allora, come già accennato varie volte, l'impatto col professor Pierpaolo Segneri è stato piuttosto particolare, fuorviante, io dico sempre, no? Perché uno è abituato sempre a un'educazione, a una disciplina scolastica, a una didattica ben precisa che rientra negli schemi e che guida unilateralmente ogni singola persona, e quindi questo può causare anche fonte di discriminazione, perché non tutti siamo uguali. Cito una frase molto, diciamo, ricorrente, che se a un pesce gli dici di arrampicarsi su un albero, lui si sentirà per tutta una vita un idiota, quando magari dovrebbe nuotare. Il professore cosa ha fatto? Ha semplicemente rotto gli schemi, e quindi a un ragazzo di 16-17 anni, abituato a diciamo dei format, si trova felicemente spesato, perché in realtà è una necessità del ragazzo di 16 anni rompere quelli che sono schemi impostati. E quindi diciamo l'esperienza di un mese e mezzo che ho avuto io mi ha portato avanti per 11 anni, perché è 11 anni fa che è avvenuto questo passo. E per quanto riguarda il professore, sì, deve aggiungere la poesia, perché la poesia è il mezzo con la quale si rompono gli schemi. La famosa licenza poetica è una tecnica, diciamo un estro personale di estrema libertà, e quindi esprimere quello che è la pura e semplice libertà di ognuno di noi, del concetto di dove vuole arrivare, rompendo quelli che sono i dogmi e gli schemi prestabiliti. Infatti insieme ad altri corsari stiamo facendo una sorta di rivoluzione culturale corsara, e nel libro c'è tutto un manifesto di questo percorso, di questa navigazione, visto che siamo in mare aperto, dove i corsari diventano una metafora di qualcosa di particolare, e per scoprirlo bisogna leggere il libro e capirete anche a livello politico, insieme a questo Lorenzo Tarquini, il sottoscritto per Paolo Segneri, dove vuole arrivare. Grazie.